Anche questa volta abbiamo, mo metto lì Simo, tu cammi e mangio. Allora, abbiamo messo insieme un brano di Gianni Morandi, per la verità. Questo è uno dei grandi brani cult degli anni 60. Siamo nel 1966, Gianni Morandi ha appena fatto In ginocchio da te, e questa è Se non avessi più te. Allora, io credo che un brano con tanti accordi come questo, non credo che l'abbiamo mai fatto. Quante che ne sai, Dario? 50, 60, tutti diversi uno dall'altro, con delle scale incredibili, ma soprattutto il problema è cantare e cambiare contemporaneamente accordi e fare i fraseggi. Ma Dario è un uomo per tutte le stagioni e devo dire, gli devo riconoscere pubblicamente, gliel'ho detto ieri sera in prova, abbiamo fatto una provettina di 2 ore, abbiamo messo giù 6 canzoni, se molla Dario ci accartocciamo come un castello di carte, perché è l'unico che studia e vuoi preparare, Matteo subisce, Fulvio rompe solo le palle perché c'è questo accordo bellino, c'è un minore, un maggiore, però poi arriviamo alla considerazione che il lavoro di Dario è fondamentale. Vi facciamo questo brano convinti che sarà una bella prova d'autore, tanto... Prima che me lo mangi... Questo è veramente un gran brano, vi ricordo il titolo Se non avessi più te. Batto 4? 1, 2, 3, 4. Questo silenzio che nasce intorno a me, se manchi tu mi fa sentire solo come un fiume che va verso la fine. Questo devi capire. Puoi, io posso darti, lo sai, solo la morte, posso amarti per sempre. Brunetti, quando noi, ve la racconto perché merita, ogni tanto che dico, mia, sentitela un po', ma io volevo che facesse un'altra cosa molto più semplice, ho fatto per Se non avessi più tempo.
Dario Brunetti, Matteo Scarrone e Fulvio Musaro. Sono canzoni che, tra l'altro, per la verità è più semplice fare un pezzo dei Creedence, però voglio dire, questo è quanto. Allora, incrito pubblico, noi siamo gigioni, scherziamo, facciamo del bordello, facciamo della musica anche a volte inadempiente, è il caso della settimana dei bambini, ma quando parliamo di cose serie noi ci affidiamo all'uomo giusto, Marco Massa. Buonasera. Eccolo. Buonasera. Volevo farci un attimo mente locale. Vi trovate alla foce del Niger, in Nigeria ovviamente, su un rimorchiatore. Fuori nella boscaglia c'è un conflitto tra due bande, ci sono una decina di morti e una settantina di feriti. Questi guerriglieri vengono a bordo, vi fanno prigioniero tutto l'equipaggio, rubano oro, soldi, tutto dollari, tutto quello che possono trovare. Poi uno di questi, il comandante, riesce a corrompere uno di questi guerriglieri che gli punta la pistola alla tempia, però gli permette di fare una telefonata. Se voi foste quel comandante di rimorchiatore italiano, a chi telefonereste? All'ambasciatore, all'armatore, all'ENI che ha, per cui lavora, alla polizia? Beh, questo comandante, siamo negli anni 1996, è una giornata di aprile, telefona a Genova a un bar di Boccadasse che si chiama il Bar Sereno, e il Bar Sereno ascolta questo racconto drammatico di questa persona che loro conoscono, che gli dice: sono in mano dei banditi. Dice qualche contraddizione, ma è chiaro, in un momento del genere ci può stare una qualche contraddizione. La telefonata si interrompe bruscamente e questo titolare del bar che cosa fa? Telefona alla capitaneria, telefona alla Farnesina? No, telefona a un giornale cittadino. Telefona a un giornale cittadino che naturalmente vede che la storia è interessantissima, manda tre cronisti a questo bar di Boccadasse, e sono le 6:30, quindi c'è tempo per telefonare alla Farnesina, c'è tempo per imbastire 50 telefonate, ma non lo fanno. Probabilmente in questi casi non si fa, perché si ha una notizia buona e se io parlo e dico il fatto a qualcuno si può sapere, e il giorno dopo il mio scoop può finire anche su altri giornali. Così il giornale esce, vedete in prima pagina e nelle pagine interne, con un servizione su questo caso di questo genovese. Però le cose, insomma, ci si può anche ridere su certi episodi, perché all'indomani bastano poche verifiche per smontare tutto il caso. Chi telefona al console italiano a Lagos apprende subito che non è successo nulla, che non può essere successo nulla, e comunque per sicurezza il console dà il numero di telefono della SAIPEM, del responsabile per cui lavora il rimorchiatore, per sapere se gli fosse sfuggita una notizia, ma perché si abbia una conferma. Naturalmente il direttore della SAIPEM a Lagos smentisce, perché non è successo alcun fatto, secondo lui. Comunque comunica al giornalista che chiama il numero dell'armatrice di questo rimorchiatore, che è una gentildonna di Augusta, che non crede alla notizia. Per credere che sia uscita una notizia del genere ha bisogno di un fax. Le viene inviato un fax nel 96, non sono ancora molto sviluppati i computer, e quando riceve questo fax, naturalmente chiama di nuovo il giornale e dice: io questo lo licenzio appena mi è possibile, perché non posso licenziarlo al momento perché mi rimane il rimorchiatore in Nigeria. Però la cosa per cui io resto malissimo è che questo signore me l'avevano raccomandato due signori di Genova, di cui non, naturalmente c'era il nome sui giornali dell'epoca, e invece mi hanno dato una persona non rispettabile. E in effetti a Genova questo signore qui era conosciuto per gli scherzi che faceva, perché gli piacevano fare degli scherzi molto diffusamente. Tutto questo per dirvi che quando leggete i giornali dovete sempre fare attenzione e dire: ma è vero o non è vero?
Ad esempio sabato a Ambiente Italia, che è una trasmissione serissima del TG3, è stato detto da un cronista che combinazione conosco perché era a Genova, Carlo Cerrato, ora è capo della redazione della RAI di Torino, ha detto che nelle Cinque Terre c'era un inquinamento spaventoso, facendo vedere naturalmente delle immagini che non so che immagini fossero, perché la Capitaneria della Spezia e l'area marina delle Cinque Terre hanno categoricamente smentito che ci fosse stato dell'inquinamento. Oltretutto questo cronista ha fatto un errore basilare, perché una petroliera oggi che lavasse le sentine e scaricasse in mare il petrolio sarebbe subito intercettata da un sistema satellitare. Infatti voi da 10 anni prima si sentivano le petroliere hanno scaricato le sentine del petrolio, adesso questo non succede più grazie a questi sistemi satellitari. Quindi le bufale nei giornali ci sono molto spesso. Queste sono bufale fatte per leggerezza, per superficialità, non so il caso della televisione, probabilmente gli mancavano 2 minuti e hanno infilato questo servizio. Molto spesso invece le bufale sono costituite da articoli fatti con le veline. Durante il fascio c'erano le veline, voi lo sapete benissimo perché ne abbiamo già parlato. Sono quelle che ballano a Canale 5. Che non sono quelle che ballano a Canale 5. Sono carte proprio, veline, erano no, carta, è importante. Proprio carta velina. Ma pensate, dicelo Marco, perché per velina è solo una che la mostra. È la carta velina su cui si battevano più copie. Questa notizia va in prima pagina con titolo su 3 colonne, oppure su 4, oppure su 5 c'era il testo che bisognava pubblicare. Oggi non c'è più la velina di carta, però c'è la telefonata dell'onorevole o del politico o dell'industriale che vuol far sapere qualche cosa e dice sapete, e vi fornisce una notizia che voi fate finta di crederci, qualche volta invece qualcuno proprio la prende per oro colato e la scrive. Quindi massima attenzione quando leggete una notizia di qualsiasi genere, riflettete, dite ma sarà vero, ma è scemo questo qui che l'ha scritta, ecco perché vi invito a farlo, perché bisogna sempre stare in guardia. C'è stato un domanda anch'io. Anche tu per uno. Come andò a finire con il comandante dei rimorchiatori? Andò a finire che il comandante dei rimorchiatori, perché il rimorchiatore era guasto, tanto il comandante aveva detto che c'erano 26 persone d'equipaggio, ma erano 9 perché facevano la spola alle piattaforme. Come sono arrivati delle guarnizioni di un compressore, il rimorchiatore è partito, è tornato ad Augusta. Come è tornato ad Augusta, questa signora armatrice gentilissima ha anche telefonato invitando il giornalista a andare se voleva suo ospite ad Augusta e ha licenziato come è arrivato questo marito. Lo meritava. Comunque a parte diciamo le bufale, ma ce n'era stata una grossissima che avevano incolpato Saddam Hussein, che aveva delle armi di distruzione di massa per fare una guerra che poi risultò... Implicate nazioni intere che hanno fatto finta di crederci. Per andarsi a prendere il petrolio buono c'era stato un altro, un parlamento di una nazione europea, si fa per dire, che hanno votato dicendo che una signora poteva essere la nipote di un primo ministro di un altro, e l'hanno votato, quindi ma anche lì potrebbe essere... ci sarà anche chi ha scritto convinto che fosse la nipote di Mubarak. D'altra parte con i discorsi che sentiamo fare oggi discorsi elettorali vergognarsi veramente. Però io vorrei spendere una lancia a favore dei Beberi Pala, aveva una sciappa del chiuso come di feano Marco Massa, il nostro uomo serio, direttore di Levante News, sul quale giornale online potete trovare le nostre trasmissioni tutte le settimane nella sezione video. Va bene, adesso se posso vi manderei un'altra clip, brevissima questa volta. Si tratta di una copiata straordinaria. Questa volta è la grande Anna Magnani insieme a Totò in un celebre film che si chiama Risate di Gioia. Un film anche poco conosciuto, se vogliamo, perché non ha avuto il successo sperato, in cui la grande Magnani canta una canzone. L'antefatto è che erano lì per fare dei furti. Totò era socio di un Ben Gazzarra, giovane ma lesto con le mani, e lei era, come si dice, lo specchietto per le allodole.
Tanto fanno in una festa di carnevale finché lei addirittura improvvisa una canzone. La vediamo perché si chiama Geppina Gep. Eccola.